Ragazzi, io non sono arrabbiato perché abbiamo perso. Io sono arrabbiato perché chiunque oggi avrebbe previsto che due giocatori non adeguati alla categoria come Crivella e Lancini avrebbero faticato. Sono due giocatori che non possono stare in questa categoria, non possono giocare perché bisogna avere gratitudine, come bisogna assolutamente inserire, e come si è visto nel secondo tempo, inserire giocatori nuovi. Perché non c'è poi bisogno di tutto questo periodo di ambientamento se poi questi entrano e cambiano la partita come abbiamo visto oggi, giusto? Segre che segna, Stulaz che sembrava avesse giocato 15 partite con noi prima di oggi. Quindi i periodi di ambientamento lasciamoli più a una squadra che diciamo ha ancora il ritiro davanti, le prime amichevoli giocate. Noi siamo già all'interno di un campionato. Ed è giusto accelerare questo periodo di inserimento dei nuovi giocatori, anche perché deve arrivare ancora il Saric o chi per lui, il vice Brunori, insomma, ancora di nuovi ne devono arrivare. C'è Matheiu che ancora deve esordire, c'è Sala che ha fatto una partita sola, quindi è nuovo anche lui, in fin dei conti, no? Quindi, vero, ha giocato la Coppa Italia, però parlo di campionato. Però comunque c'è l'inserimento, va bene, ok. Oggi abbiamo visto che fondamentalmente si può già osare. Quando hai c'è certa gente in panchina come Di Mariano, Stulaz, Segre, insomma, ragazzi. Non voglio, perdonatemi, io non voglio più vedere giocatori inadeguati alla categoria. Oggi ne abbiamo avuto dimostrazione. Se l'intento di Corini era dare un messaggio sia ai giocatori che ai tifosi che alla società per dire questi giocatori non sono in grado, guardateli con i vostri occhi. Oggi ci è riuscito. La difesa oggi ha fatto acqua da tutte le parti. E anche Nedelcearu oggi ha deluso. Non tanto per il primo gol che ci può stare, quello ci può stare, è un errore che ci può stare, ma è tutto il resto che non è andato bene. Ovvio che in una difesa che per tre quarti è quella della Serie C. E non parliamo della miglior difesa che giocava in Serie C, perché cioè, insomma, Crivello non fa parte della miglior difesa che giocava in Serie C. Mancava comunque Marconi, che diciamo, è forse il migliore che abbiamo avuto l'anno scorso. Però comunque, ragazzi, sia Marconi che Lancini hanno faticato, li abbiamo visti già anche a Bari. Lo stesso Marconi nel secondo tempo ha faticato. Dobbiamo avere giocatori di categoria titolari. Piuttosto che mettere Crivello, io mettevo Pierotti. Oggi abbiamo visto che si può improvvisare Elia. Si può mettere chi vuoi in questo momento, piuttosto che mettere Crivello. Non è più in grado. Basta, non lo voglio vedere più. Oggi è andata così, ce ne faremo una ragione. Va bene, ci può stare. Siamo in costruzione, siamo in un percorso di cambiamento, ma adesso bisogna accelerare perché certi errori non sono più ammissibili. Non si può vedere su tre gol la squadra, i giocatori che vanno da soli in porta. Poi che il secondo gol sia stato fantastico a fine primo tempo, quello è un altro discorso. Però è arrivato da solo, praticamente bucata la difesa, è arrivato da solo davanti al portiere. Quindi, e non è l'unico gol che cioè, abbiamo rischiato più volte di prendere gol così e ne abbiamo presi tre. Quindi, ragazzi, oggi io non voglio commentare per dire disastro, cose, no, no, prendiamo atto di quello che abbiamo visto. Togliamo di mezzo quelli che non sono adeguati, ragazzi, e non c'era bisogno di questa partita per capire chi erano. E basta, adesso si ricomincia, si mettono, inseriscono i nuovi, basta la gratitudine, perché la gratitudine non ha mai portato a niente di buono. E svolta, si cambia pagina, basta, il Palermo ha bisogno dei suoi titolari, il Palermo ha bisogno dei giocatori di categoria che abbiamo comprato. E io questo lo ripeterò, abbiamo bisogno di un vice Brunori, perché poverino, sto ragazzo non può farsi sempre 90 minuti senza che qualcuno l'aiuti. Stoppa, è ancora molto acerbo, è entrato al posto di un Floriano che oggi ha deluso come tanti altri, e non è un trequartista, ragazzi, lo diciamo, trequartista ha fatto 80 minuti, Floriano non ce li ha, 80 minuti nelle gambe. Se ne avrà 45 è già tanto, quindi cerchiamo di trovare o un trequartista o passiamo al 4-3-3. Insomma, c'è bisogno di capire cosa vuol fare questo Palermo. Attenzione, erano cose che già si vedevano nelle partite precedenti, erano problemi che già sapevamo sarebbero venuti fuori. Si è visto nel secondo tempo col Bari le difficoltà che abbiamo avuto, si è visto con il Palermo col Perugia ha giocato in 11 contro 10 per 75 minuti. È una partita che non poteva fare testo.
Oggi abbiamo affrontato una squadra forte di categoria e siamo andati in difficoltà, soprattutto nel reparto difensivo. Però era un Palermo che nel primo tempo si è mostrato svogliato. Non c'era il solito pressing, non c'era la solita aggressività che aveva mostrato nelle altre partite. Probabilmente stanchezza, probabilmente non lo so cosa. L'avversario era forte, ma questo non vuol dire che tu non puoi correre se l'avversario è forte. Comunque, ragazzi, basta, prendiamone atto, finiamo il mercato, perché non ne posso più di sto calciomercato, veramente basta, completiamo sto benedetto mercato, mandiamo via chi dobbiamo mandare via, facciamo giocare i nuovi, recuperiamo chi dobbiamo recuperare e si riparte. Io sarò pronto a giudicare il Palermo solo quando vedrò la formazione titolare giocare per più e più partite. Allora lì potremo sapere che cosa sarà il Palermo. Intanto settembre ci aspettano 3 partite difficili, perché avremo Reggio Calabria con la Regina, avremo in casa il Genoa e poi andremo a Frosinone in una partita delicatissima. Quindi un settembre di fuoco, dobbiamo farci trovare pronti, non sarà facile, non sarà questo il mese in cui il Palermo sarà pronto, nemmeno ottobre. Per me inizieremo a vedere i primi benefici, forse da novembre, dicembre in poi. Vedremo, intanto cerchiamo di salvare la pelle in più occasioni e arrivarci con più punti possibili a quel momento in cui potremo dire questo è il Palermo di quest'anno.